Ave, benvenuti in questo video con una nuova interfaccia. Comunque, vi rimando prima di tutto al mio video, la teoria LMS, e poi un po' di informazioni su Redpillatore. Redpillatore è un sito, è pagina Facebook, blog di Redpill, e lo metto un po' tra virgolette perché chiaramente attira un sacco di gente che è o incel o finta incel o finta brutta. Comunque, come sempre, tante persone che vogliono sfogare la loro rabbia, la loro frustrazione, che spesso sfocia in misoginia e odio nei confronti delle donne, che non è assolutamente, lo ripeto, il mio intento, perché io non odio assolutamente le donne, non odio le persone, voglio semplicemente avere un approccio razionale alle cose senza fare di tutta l'erba un fascio. Comunque, il Redpillatore ha anche tante informazioni, tanti articoli interessanti sulla Red Pill, però, come detto, a volte esagera un po' per quanto riguarda questi argomenti. E quindi vorrei analizzare questo articolo che dice come, cosa attrae le donne di un uomo, la teoria LMS, aggiungendo un po' i miei pensieri. Quindi dice, poi vabbè, ve lo potete cercare l'articolo se volete leggervelo bene. Quando si parla di un argomento tanto gettonato quanto controverso come attrarre sessualmente le donne, se ne sentono veramente tutti i colori, e nella maggior parte dei casi si tratta di fesserie assurde, spesso al limite del ridicolo. La rete è piena di articoli PDF, metodi ebook, conquistare una ragazza, bla bla. Vabbè, questo è trascurabile. Andiamo giù. Il desiderio di risultare attraente alle donne è così forte che c'è chi ne approfitta per specularci sopra, lasciando credere che ci siano segreti da imparare per sedurre. E qui chiaramente sono d'accordo con questo discorso, però allo stesso tempo penso che se una persona riesce a farsi i soldi speculando su certe cose, non faccia male, mettiamola così, se c'è gente così stupida da dar loro soldi per determinate cose e loro possono arricchirsi sfruttando queste persone, non ci vedo niente di sbagliato. Poi parla di Neil Strauss, che ha scritto The Game, che è un libro famoso di pick-up artist, e poi ovviamente il metodo Mystery di Mystery. L'ho letto, c'è anche in italiano se vi interessa. Ci sono alcune cose molto interessanti, a parte il discorso su come abbordare materialmente le donne, che è molto macchinoso, secondo me è molto complicato e secondo me non ne vale la pena, però ci sono alcuni concetti interessanti, soprattutto a livello comportamentale. Poi dice: secondo voi, se non conoscesse i trucchi per rimorchiare ogni donna, ve li venderebbe per poche decine di euro piuttosto che 6 euro per sé? Beh, io penso che li venderei se li conoscessi. Se potessi farmi i soldi, lo farei. Se uno è così bravo a persuadere una donna e ha queste enormi abilità nel convincere la gente che bisognerà di vendere libri, soldi, questo è il bisogno, il motivo. Perché non farlo? È come se io avessi un allevamento di polli e ci fosse una richiesta di polli e non li vendessi. Perché non dovrei venderli? Cioè, chiaramente qui si tratta di essere razionali, si tratta di essere anche un po' capitalisti, mettiamola così. Cioè, non è che dobbiamo vivere solo accontentandoci, cioè potendo far soldi, la gente fa soldi. E questo vale per chiunque. Cioè, non sto dicendo niente di strano. È ovvio che non sono i contenuti che questi individui vi propongono a fare la differenza con le donne, altrimenti il problema della sfiga sarebbe risolto. Qui si torna al concetto della sfiga, secondo me la sfiga non esiste, siamo il risultato delle nostre azioni, non esistono concetti di sfiga e cose del genere. Vi rimando ai video che ho fatto, tipo quello che si chiama Beato Te, o come gli altri giustificano i successi altrui, e poi anche Vampiri di Energia. Guardatevi quei video. Ops, che succede qua? Che cazzo. Ok. Metodi di seduzione funzionano. Io li ho letti e studiati praticamente tutti negli anni. I metodi di rimorchio più famosi, e questo secondo me è l'errore, cioè devo studiare metodi di rimorchio. Farò un altro video su queste cose qua, sui pick-up artist. Quali sono le nozioni valide? Il comportamento è un fattore secondario. Secondo me non è vero. Non assolutamente è vero, perché se dici che il comportamento è un fattore secondario, vuol dire che secondo te tutte le donne sono attratte solo da soldi, status e aspetto, e non è assolutamente vero. E non è che lo dico tanto per, cioè, io non so con quante persone sia stato questo
il rentpillatore, ma nella mia esperienza da persona normale, che non è stato con una tipa, posso dire con assoluta certezza che non è vero. Quindi, questo non perché io sia Casanova o il più grande seduttore di tutti i tempi, ma perché ho un po' di esperienza. Il comportamento è fatto del secondario per attrarre una ragazza, mentre in questo articolo seguiremo un approccio top down e vedremo quali sono i punti fondamentali per attrarre le donne. Non i requisiti, ma possiamo dire i prerequisiti. Caratteristica come sicurezza, essere carisma, positività, attivismo, buona comunicazione sono importanti, ma nulla servono se non avete sufficienti livelli dei fattori che elencheremo. Non è assolutamente vero. Non riesco a attrarre le donne, dice il simp, lo zerbino. Se questo è il pensiero che ti ha portato a finire su questa pagina, devo dirti che questo articolo sarà piuttosto scomodo e demoralizzante. Sì, sarà piuttosto scomodo e demoralizzante se tu hai un approccio blackpillato e non redpillato. Cioè, redpillato per me vuol dire realista, accettare la realtà com'è. Blackpillato vuol dire vedere la realtà peggio di com'è. Quindi, se vuoi sapere veramente cosa attrae le donne e su quali punti lavorare, vai avanti nella lettura. Se invece sei alla ricerca di scorciatoie o rassicurazioni, hai sbagliato posto. Meglio che esci subito, bla bla bla. La seduzione non è meritocratica, nella vita niente è meritocratico, nel lavoro, nelle relazioni niente è meritocratico. Cioè le cose si fanno per se stessi senza aspettarsi niente in cambio da nessuno. Ciò che vi rende bravi e buoni agli occhi della società non necessariamente vi rende attraenti agli occhi delle donne, anzi molto spesso sarà l'esatto opposto, saranno comportamenti antisociali ad essere premiati. Questo è vero in parte, non dico che si debba essere antisociali, ma non si deve essere uno zerbino fondamentalmente perché la gente ragiona, come ho detto sempre, in termini di equità relazionale, di do ut des, di faccio questo così che tu mi dia quest'altro, aspettative, aspettative, aspettative. Quindi nella vita in generale fare le cose per gli altri non paga. Il discorso di base, secondo me, è fare le cose per se stessi. Nel momento in cui si fanno le cose per se stessi, si acquisisce sicurezza di sé e ci si libera di aspettative nei confronti degli altri. È piuttosto irrilevante che siate persone brave, buone per bene, intelligenti e educate, queste sono qualità piuttosto secondarie per attirare le donne, nonostante ci sia chi vuole fare la parodia come basilari. No, il discorso è che lui dice che le donne sono attratte dai criminali fondamentalmente, cioè è meglio essere un criminale piuttosto che essere una brava persona, ma una cosa è essere una brava persona, una cosa è essere un simp. Quanti uomini pieni di qualità conoscete che vengono regolarmente scartati dalle donne? Quanti delinquentelli, è quello che stavo dicendo, quanti delinquentelli che invece ne hanno in abbondanza? Ci sono donne sposate che peggiorano i criminali, è piuttosto evidente che la discriminante non è di tipo caratteriale. Questa è una cavolata, perché è come dire, cioè adesso, come detto, io non sono un Casanova, non sono uno che ha avuto miliardi di tipe, ma ne ho avute e non sono un criminale, cioè non sono la peggiore testa di cazzo del mondo, ma allo stesso tempo non sono uno zerbino. Il discorso è che se sei uno zerbino, se fai le cose prostrato, tipo schiavo, in una mentalità di aspettativa e do ut des, di equità relazionale, allontani le donne e allontani le persone, perché la gente non ti rispetta, perché tu non ti rispetti per prima cosa, non metti te stesso al primo posto. Questa è la verità. A questo mondo circa il 50% degli esseri umani è il sesso femminile, il 50% il sesso maschile, per ogni uomo presente sulla faccia della terra c'è quindi una donna. Questo non dà nessuna garanzia di attrarre una donna. Esistono differenze tra uomini e donne, questo è vero. Gli uomini effettuano una selezione sessuale tipo poligamico, ovvero cercano di accoppiarsi con più donne possibili per avere maggiori probabilità di trasmettere i propri geni, le donne invece sono ipergamiche. Questo è vero, cioè il discorso è le strategie sessuali maschile e femminile, quello che dice anche Rollo Tomassi. Strategia maschile è, come dice in inglese, maximum access to maximum sexuality, se non sbaglio, massimo accesso alla massima sessualità, quindi quantità, invece quella delle donne è l'ipergamia, qualità, ottimizzazione. Questo non vuol dire per forza ottimizzazione economica, vuol dire cercare un livello superiore rispetto al precedente partner. Ok? Puntare su milioni di maschi possibili, questo è vero. Questo comporta che ci sono pochi maschi migliori che sono abiti da donne, mentre la maggioranza si scanna per sedurre poche donne, ed è questa la ragione per cui una donna ha mediamente maggiore potere sessuale rispetto all'uomo. Questo è vero. Ipergamia e poligamia. Il fatto
Fatto da tenere in considerazione sono tre: l'aspetto fisico, quindi looks, e qui c'è una citazione del re degli incel, dei brutti, Giacomo Leopardi, chiaramente. Io quando guardo e leggo cose di Red Pill in inglese, americano, non vedo mai citazioni di incel, di minca, brutti, cose del genere. Vedo sempre citazioni di gente che ce l'ha fatta nella vita, nel senso che ha migliorato se stessa, perché la Red Pill è questo, il miglioramento non è glorificazione di una mentalità da frustrato. E per virili imprese, per dotta di lira o canto, virtù non luce, disadorno a manto. L'aspetto fisico, questo è il criterio di scelta più immediato. Le donne guardano la bellezza perché istintivamente l'uomo bello appare come portatore dei migliori geni, ma è qui cade completamente secondo me questa cosa, perché io da uomo sono il primo che guardo l'aspetto di una donna. Cioè, per me, se una donna non mi piace esteticamente, non la considero minimamente, anche se ha miliardi di qualità positive. E secondo certi red pillati, tra virgolette, questa è la mentalità delle donne e solo delle donne. Aspetto fisico prima di tutto, e se sei brutto ma hai un sacco di qualità, non vali niente. E questo per me è la stessa cosa. Cioè, io voglio stare con una donna che sia prima di tutto bella, perché non mi piacciono le cose brutte, voglio stare con una bella donna che abbia delle qualità. Non voglio stare con una bella donna che non ha qualità, che non è una persona valida. Allo stesso tempo non voglio stare con una donna brutta che ha un sacco di qualità, perché a me non piacciono le donne brutte e non c'è niente di brutto nel dire questa cosa qui. Voglio stare con una bella donna con qualità. Quindi già qui sto smontando questa cosa qui e penso che anche voi condividiate la stessa cosa. Nessuno vuole stare con una donna brutta, nessuno. E nessuna donna immagino voglia stare con un tipo brutto. Oh, io, della bellezza abbiamo parlato e parliamo numerose volte. Chiunque nota come in giro le donne mostra disponibilità nei confronti di belli e cerca di utensiliare la gara di brutti, anche se purtroppo c'è chi si ostina a negarlo dicendo che la bellezza è soggettiva. La bellezza è, penso, soggettiva, perché io, stando a certi ragionamenti, dice la bellezza è oggettiva a sbalzo di metodi estetici. Ah, c'è un punto che dice... Qui praticamente dice che la maggior parte delle persone hanno scelto come idea di bellezza il 5 e il 6, giusto? Anche a me non piacciono gli altri. E parla poi di cosa significhi essere anche brutto, cioè dice i volti più simmetrici tendono ad essere preferiti e diversi studi scientifici dimostrano come le donne tendono a preferire volti con minore simmetria fluttuante. Poi gli uomini con minore simmetria sono risultati più attraenti alle donne. Gli uomini più simmetrici hanno avuto partner sessuali e esperienze sessuali mediamente in età più giovane. E qui chiaramente smonto tutta questa storia qui, perché adesso non mi vedete, ma se guardate i miei video vedrete che io sono asimmetrico, molto asimmetrico di faccia. Ho una palpebra più calante dell'altra, ho un'orecchia leggermente più a sventola dell'altra, ho una narice più alta dell'altra. Sono asimmetrico. Quindi non dovrei rientrare in certi canoni, in più non sono particolarmente alto per degli standard continentali, per Cagliari sono nella media, sono alto 1,74 m, in più sto diventando calvo, quindi secondo questi ragionamenti io dovrei essere svantaggiato al massimo, in maniera totale, dovrei essere uno che si lamenta su un forum che non ha mai avuto una tipa, quindi cioè, davvero, secondo me certi discorsi sono razionalizzazioni per dare un senso alla propria situazione, dare una giustificazione ai propri insuccessi. Sempre più convinto di questa cosa, a meno che uno non sia davvero un cesso totale, incapace, brutto, grassissimo, incapace di poter migliorare la propria situazione, secondo me sono tutte razionalizzazioni e giustificazioni. Lo dirò sempre. E molti di questi che dicono di essere brutti non sono realmente brutti. Denaro, danaro. Nella scelta di un partner, le donne valutano il valore di sopravvivenza e di riproduzione di un uomo. Chiaramente quest'articolo si basa su una fondamentale verità, stando all'articolo, che tutte le donne sono così, che tutte hanno gli interessi all'aspetto, i soldi e lo status. Tutte, 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 tutte. Quindi se non siete così siete fottuti, non potete farci niente. Eia. In tutte le specie animali, le femmine preferiscono i maschi con maggiori risorse, questo è vero. Un uomo ricco dal punto di vista evolutivo risulta molto attraente.
Il denaro è una condizione facilitante, una buona qualità di vita, permette una certa libertà di movimento e un determinato stile di vita che molti vorrebbero sperimentare. Non c'è stupirsi che gli uomini ricchi siano sempre accompagnati da belle ragazze. Sì, ma questo è il discorso che ci sono donne a riviste, ci sono donne opportuniste, le classiche gold digger che hanno lo sugar daddy, cioè quello che le paga fondamentalmente per stare con loro e loro si approfittano di questa cosa. E qui, di nuovo, mi metto a dire che io sono stato con tipe che avevano più soldi di me, quindi, porca puttana, io sono stato un tipo con viso asimmetrico, basso per certi standard odierni, perché certa gente se gli dici che sei alto 1,74 m sembra che sei un nano, con meno soldi e sono stato fidanzato con gente che ha più soldi di me, quindi spiegami questa cosa qui, come me la spieghi? Un uomo ricco sembra più bello di quanto non sia, non è che sembra più bello di quanto non sia. Il discorso è che, come detto, ci sono persone, donne a riviste, così come ci sono uomini a riviste e opportunisti che vedono i soldi come un uomo con i soldi come una persona che può sostentarle. Quindi, non tutte le persone sono così, per fortuna. Prendetevi sempre quindi cura delle vostre finanze, perché soprattutto se non siete nati belli, il denaro è l'unico amico che vi può aiutare nella scelta. No, il denaro è l'unico amico che vi può aiutarvi nella scelta ad uscire dalla. Che cazzo sto dicendo? Il denaro è l'unico amico che può aiutarvi ad uscire dalla vostra situazione di onanismo cronico. Non condivido. Poi vabbè, l'articolo: le donne guardano la macchina perché chiaramente devi avere il macchinone per fidanzarti, ovviamente. Status sociale. Ho amato almeno 2000 donne senza doverle sedurre, mi bastava dire ciao, sono best e Manchester United. È più o meno lo stesso discorso dei soldi, questo. Cioè, è ovvio che ci saranno persone che vi reputano un uomo superiore perché avete uno status sociale, poi chissà cosa vuol dire status sociale alla fine. Lo status è la reputazione che uno possiede all'interno di un determinato contesto sociale, perché risulta così importante dal punto di vista attrattivo, perché un uomo è un animale sociale, di conseguenza è fortemente condizionato all'opinione altrui. Adesso. Io sono una persona molto introversa, non vuol dire che io sia timido, non ho problemi a relazionarmi con gli altri, non mi piace semplicemente avere a che fare con determinate persone in determinati contesti, non mi piace uscire con molte persone, non mi piace andare in luoghi affollati, non mi interessa spendere soldi in idiozie, non mi interessa avere il macchinone, non mi interessa tutta una serie di cose che determinerebbero lo status. Il mio unico status come persona potrebbe essere quello di status di YouTuber, tra virgolette, che parla di bodybuilding, che ha 11.000 iscritti su YouTube, ma questo è uno status relativo a una nicchia di una nicchia di una nicchia di una nicchia, cioè il bodybuilding sotto l'aspetto competitivo. E una donna non saprebbe mai e poi mai questa cosa, a meno che io non glielo dicessi, o a meno che qualcuno non mi riconoscesse per strada con una tipa. Cose che sono successe, ma succedono raramente, quindi dovrei avere sempre a disposizione qualcuno che mi riconosca per avere una dimostrazione tangibile del mio status. Cazzo. Quindi, quando dobbiamo prendere una decisione, capita spesso che ci basiamo sulle scelte di altri per valutare la convenienza a noi di agire in un determinato modo. In psicologia questo modus operandi è detto principio di riprova sociale o preselezione, si può chiamare anche preselezione, è una cosa di cui parla anche Raul Tomassi. Se una donna vede che un uomo ha molti pretendenti, si sentirà istintivamente ed inconsciamente attratta a lui proprio perché nella sua mente scatta l'associazione, in molti lo vogliono, deve essere di valore, questa è la preselezione, in teoria. Irrilevante è che poi questo valore lo possieda veramente, ciò che conta è l'apparenza, lo status e il denaro spesso vanno di pari passo, anche se sono due cose ben distinte. Sì, questo è vero, però come detto, non è tutto, non è che se uno, come detto, non hai l'aspetto perfetto, non ha il portafoglio gonfio, non ha lo status di un certo tipo, non ci può fare niente perché il discorso fondamentale è questo. Se voi non siete così, buona, non ci potete fare niente, ragazzi. Siete così, o vi fate plastiche facciali o look maxate, cioè migliorate il vostro aspetto, o diventate ricchi o fate soldi così da poter attirare certi tipi di donne, perché potete attirare solo queste donne. O avete lo status o siete condannati a farvi le seghe, cioè come l'ha messa lui, condannati a un onanismo cronico, ecco sì, uscire dalla vostra situazione di onanismo cronico. Oh io, dove siamo finiti? Ah, c'è un sacco di roba ancora, ok.
Questi sono i tre prequisiti fondamentali che si possono sintetizzare con l'acronimo LMS, Look, Money and Status, sul quale si basa il vostro potenziale attrattivo. Essi possono essere quantificati in una scala da 1 a 10, anche se per estetica è più facile, mentre valutare lo status e la ricchezza è tutto più difficile. Il vostro punteggio LMS determinerà la quantità e soprattutto la qualità di tipe che verosimilmente in media potrete attrarre. Quindi la base del discorso è fate così per attrarre le tipe. Non è per niente red pillata come cosa. Un discorso red pill sarebbe fai quello che vuoi per te stesso, per migliorare te stesso, per avere più risorse, per vivere meglio. Questa è la base del red pill. Punto di origine mentale, sempre e comunque. Niente fatto per piacere agli altri. Niente. Ai 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 ai. Se prendete un campione random di donne di elevato valore estetico, noterete che gli uomini a cui si accompagnano hanno in comune il fatto di essere di bell'aspetto, monetati o popolari. Su questo non c'è niente di strano, in genere la gente sta con persone più o meno dello stesso aspetto, cioè quello è il discorso. Cioè, io sono sempre stato con tipe che erano più o meno mie pari estetiche. E la personalità ha comunque la sua importanza, ma di certo marginale rispetto ai fattori sopradetti, non è vero? Perché come detto io sono stato con tipe che avevano più soldi di me, che si vestivano in maniera migliore di me, che avevano un look generale migliore del mio. Status è una parola un po' boh, nebulosa perché bisogna identificarlo in maniera più precisa, perché status cosa vuol dire? Avere il gruppo sociale adatto. Io non ho gruppi sociali fondamentalmente, io sono uno che sta per le sue, in sostanza. A parte, come detto, quando qualcuno mi riconosce per quanto riguarda la mia presenza YouTube a livello di bodybuilding, quello è il mio unico status che posso manifestare, ma ogni tanto, perché non è che sono famoso a Cagliari per qualcosa relativo a Cagliari, sono famoso, tra virgolette, conosciuto in Italia per il bodybuilding, che è una cazzo di nicchia. Oh, un certo tipo di personalità può essere sicuramente aiuto per attrarre le donne, ma solo a patto che io che la ragazza abbiate un livello LMS sufficientemente elevato. Dovete prima di tutto piacere fisicamente, avere un buon stile di vita e posizione sociale, ma è come detto, dovete prima di tutto piacere fisicamente. Come detto, vale anche per gli uomini questo. Io non starei mai e non sono mai stato con una tipa che non mi piace fisicamente o che non reputassi belle. Quando hai elevati i livelli di LMS, puoi permetterti qualunque tipo di personalità, anche più abbiette e spregevoli. Non è vero questo, perché se sei un cazzo di stronzo criminale, no, non è vero. Conta il carattere. Conta sicuramente il carattere. Potrei dire miliardi di cose che ho detto, ho fatto o che mi hanno detto riguardo a me e al mio carattere, alla mia personalità. Quando invece non hai abbastanza LMS, probabilmente non riuscirai neppure a ritagliarti un minuto di tempo per mostrare la tua meravigliosa personalità e sfoggiare le tue fasi seduttive. Vabbè. Per spiegare efficacemente il ruolo della personalità nelle interazioni possiamo fare l'esempio di una rappresentante che si trovi a vendere un prodotto, vestiti, profumi, eccetera. La personalità è la tecnica di vendita che utilizza per riuscire nel suo obiettivo. Detto ciò, se il prodotto è buono, avete livelli elevati di LMS, il prezzo è ragionevole o basso, non avete pretese eccessive sul livello estetico della ragazza, il prodotto si venderà facilmente. Se il prodotto è scadente e il prezzo è troppo alto, riuscite a vendere praticamente nulla, a meno di non puntare sui grandi numeri. Una buona personalità tecnica di vendita ovviamente aiuta a vendere più, spostando l'ago della bilancia dei clienti indecisi, ma di certo non permetterà al venditore di prodotti cari e scadenti di concludere più affari e del venditore di prodotti ottimi a buon mercato. Vabbè. Effetto Halon, cioè non voglio sapere cos'è. Ogni cazzo di link è qualcosa relativo a non red pill, è qualcosa relativo a degenerazione a red pill, quindi black pill, doomer, cose negative dalle quali non c'è scampo. Non so se ci avete fatto caso, ogni link è qualcosa di negativo, non è qualcosa di positivo, tipo come vivere meglio, come fare più soldi, come fregartene del giudizio altrui, cioè cose positive di miglioramento vero. Sono tutti articoli relativi a delle conferme razionalizzate delle persone
che giustificano il proprio stato. E poi qui ci sono il mio ragazzo povero e tirchio, tradotto non soddisfa tutti i miei capricci, mi fa regali una volta al giorno, il mio ragazzo è sempre senza soldi, il mio ragazzo è brutto, i miei ex sono sempre stati brutti, vedo in giro molte donne belle, fidanzate, sposate con brutti. E vabbè, cioè chiaramente sono generalizzazioni che non dico che non esistano donne così, esistono sicuramente, ma non tutte le persone sono così. Vediamo i casi in cui le donne belle stanno insieme ai brutti. Vabbè, questo ve lo potete finire di leggere da soli se avete voglia. Comunque, il discorso è che non condivido completamente questa cosa. Non dico che sia sbagliata completamente. Ci sono un sacco di punti validi, un sacco di punti veri, ma non condivido l'assolutismo con cui viene presentata e soprattutto non condivido il fatto che o sei così o sei fottuto, perché io sono la dimostrazione che non è vero, perché non sono pieno di soldi, non ho uno status incredibile, come detto, se non mi riconoscono per strada o se non io, se non mi bullo io del fatto di avere uno status, ma bullarsi in una certa maniera non è mai seducente nei confronti di una donna. E non sono simmetrico, non sono super bello, bellissimo, anche se io mi considero una persona eccezionale, ovviamente. Quindi fatemi sapere un po' che ne pensate. Buona.